La domanda ora è se è imposto un ordine tra i due mondi, quello del cielo e quello della terra. E la risposta è sì. Deve esserci sempre prima il movimento negativo. Comporre azione con azione uguale contraria, ossia i due elementi che compongono una totale dinamica, porta alla dinamica negativa come quella in atto che risulta proprio dal prodotto matematico tra meno 1 e più 1. Oppure tra il no del sì che è no e il sì del no che è ancora no.